di essere qua tornato ciao. Con noi. Ciao, ce l'hai fatta? Sì, un po' di tempo. Abbiamo fatto correre. Abbiamo fatto correre. Allora, chi inizia? Presidente, inizi tu. Perfetto. Dai. Allora, ho detto con Mario, insomma, sono state giornate, che dire, abbastanza convulse, caotiche, e quindi adesso c'è l'occasione, soprattutto perché c'è la diretta radio e c'è anche la diretta video con Facebook, di parlare, di chiarire, caro Presidente, senza ovviamente travisamenti eccetera eccetera, quelle che sono le tue parole, le parole della società. Allora, innanzitutto c'è un comunicato di oggi che conferma, certo, che conferma che, esatto, è stato esonerato il mister Elio Garavaglia. Il motivo è molto semplice, che ci sono state parecchie divergenze tra lo spogliatoio, quindi le ragazze, e lui, e quindi, ah, e quindi è stata una scelta obbligata, e quando fai una scelta sai che o stai da una parte o devi prendere una strada o prendi l'altra, e io ho fatto la scelta di esonerare l'allenatore e di proseguire con un'area tecnica nuova. Esattamente, è una scelta coraggiosa, difficile anche, perché ovviamente Garavaglia innanzitutto ha un palmarès, chiaramente lo sai meglio di me, no? Importante, certo, e poi non aveva mai perso. Ma io ho un ottimo rapporto con il mister Garavaglia. Vi siete sentiti, vi siete visti, vero? Sì. Ah, ok, perfetto. E è stata una scelta molto difficile, non ho dormito per un paio di notti, dopodiché mi sono preso del tempo per valutare la situazione, dopodiché abbiamo deciso di proseguire su questa strada, che può essere per alcuni positiva, per altri negativa, però è stata una scelta fatta con il cuore, e quindi ritengo, e il tempo vedrà se avrò ragione, di aver fatto la scelta giusta. Allora, ci saluta anche Samuele, dice: grande Stefano, forza CF Como. In questi giorni, come hai detto, ho dormito poco, immagino, Stefano, perché in effetti non è facile prendere una decisione di questo genere. Come ti senti adesso? Sollevato, mi sento con l'animo in pace. Io ho una grande stima sia del mister, saluto anche, mi ha dato si è dimesso anche Diego Rossi, che, sì, Diego Rossi, che mi ha mandato, esatto, che era venuto con il mister, che ho avuto modo di apprezzare per le qualità anche umane che aveva. Giustamente è venuto con il mister e mi ha dato le dimissioni, però io ho un grande desiderio di portare queste ragazze tutte insieme in Serie A, e voglio vederle vincere, ma contente. Ecco, esattamente. Dopo parliamo anche dei nuovi tecnici, ovviamente, che avete presentato, e poi presentate domani sera ufficialmente, però hanno già diretto allenamento. Quale impressione hai avuto dalle ragazze dopo questo cambio tecnico, Stefano? Si sono liberate. Ah, si sono liberate. Sentiamo, perché sentiamo Mario. Allora, c'era, come diceva Stefano, noi abbiamo scelto una strada. Una strada è quella delle ragazze, quello che crediamo è nel gruppo delle nostre ragazze. Purtroppo, come si è ribadito, c'erano delle divergenze, le ragazze non si sentivano più a loro agio con un sistema di lavoro o col mister, quindi hanno espresso la loro voglia di cambiare, e noi siamo stati, come diceva Stefano, un po' costretti. O una cosa e l'altra, vi ha scelto il gruppo, che è un gruppo di grandi ragazze. Ecco, quindi la decisione, cioè loro hanno manifestato, pare di capire, Stefano, no? No, c'erano delle divergenze tali per cui non era possibile continuare in questa maniera, e abbiamo fatto questa scelta. Che, insomma, voglio dire, è abbastanza insolita, no? Consentimelo di dire, perché di solito poi sono le società che decidono senza consultare, no? È un po' insolita la cosa, sì, però il problema è che permette... il campo delle donne non è bianco, o è bianco o è nero, grigio non esiste. Ah, ok. E quindi noi siamo consapevoli di avere costruito una grande squadra, una squadra molto molto forte, che può dare ancora di più di quello che ha dato finora, e crediamo molto nel gruppo,
nel nuovo allenatore che abbiamo preso. Forza Presidente, forza CF Como da parte di Antonino che ti saluta. Ovviamente Stefano, è un'avventura insomma questa qua che è partita, sembrava tutto assolutamente bene. È partita, io ci ho messo tutto perché... Oltre alla passione. Quindi adesso ti senti sollevato, Stefano? Adesso sono sollevato, sto bene e queste ragazze qua mi hanno fatto. Io ho 20 ragazze che sono follemente innamorato del loro. Esagerato. Le adoriamo anche per tutto quello che fanno durante gli allenamenti, durante le 4 volte che le vedo la settimana. E voglio che siano felici di allenarsi e di andare al campo. Quindi. Il cuore mi ha detto di fare questa scelta e sono contento di averla fatta. Mi rincresce di avere perso anche il mio amico Lorenzo Stocco che mi ha dato una grande mano. Ci sta seguendo, immagino, Lorenzo, perché è uno che ci segue spessissimo. Che mi ha dato una grande mano, però purtroppo io non è che posso, se prendo una decisione, poi uno se non è d'accordo fa la sua scelta. Io comunque lui mi ha dato una grossa mano, burrascoso anche lui come me, quindi... nei suoi minestroni che facevamo una grande mano e lo ringrazio tanto, ma ci sarà modo magari di, magari può essere che rientri nel ruolo di direttore marketing, anche se stiamo prendendo una persona che si occuperà 8 ore al giorno proprio di marketing, perché vogliamo creare proprio un'avventura con questa CF Como, coinvolgendo anche le scuole. E tante ma mi pare che già le abbiamo quasi 100 ragazze nel settore giovanile, esatto, sì, ed è sempre un piacere per me. Io personalmente le vado spesso a vedere giocare quando riesco alla domenica ed è bellissimo vedere questo ambiente femminile che non conoscevo prima e sono onorato di essere. So che ci sono tanti genitori anche veramente molto contenti, molto entusiasti di questa nuova svolta, questo senza dubbio te lo dico perché c'è appunto entusiasmo nel settore giovanile e questo è molto importante, quindi far crescere anche quello che c'è dietro la prima squadra, Stefano, per portare avanti, mi pare, no, il progetto ovviamente a lungo termine, c'è la prima squadra e tutto quanto, però cercare di portare anche il progetto, no? Poi purtroppo nella vita uno deve fare deve prendere decisioni. Possono essere condivise o possono essere condivise. Abbiamo preso questa strada e siamo convinti di aver fatto il bene della società, perché abbiamo quasi 90 partner che come sponsor che ci hanno seguiti, che ci stanno seguendo, che ci hanno dato una mano e vogliamo che siano soddisfatti del lavoro che facciamo quest'anno per poi rinnovare la loro mano anche negli anni futuri. Senti, cosa vi siete detti con Garavaglia, se per quanto è possibile riferire? Gli ho detto che personalmente, mister, umanamente, mi rincresce un sacco, gli ho detto. Mi dispiace tanto perché tu sai, io ci tenevo tanto al... Io le volevo bene, cioè io le voglio bene al mister, capito? Umanamente è un'ottima persona, mi rincresce tanto. Come mi rincresce tanto se avessi fatto la scelta di tenere il mister Garavaglia e avrei magari perso un po' di ragazze. Okay. Non valeva la pena fare questa scelta. No, è una domanda del tutto. No, forse il cuore forse... mi ha detto di fare una scelta. Okay, no, ma infatti è una domanda così. Il cuore, forse, magari, sai, 20, 20 donne che la pensano allo stesso modo, forse ci hanno messo i pensieri nella testa. E non è facile trovare 20 donne che la pensano allo stesso modo. C'è una compattezza nello spogliatoio. Molta compattezza nello spogliatoio. Noi abbiamo pensato che il nostro patrimonio principale comunque sono le ragazze. Giusto. E vedendo questa compattezza e questo gruppo che si è creato forte, la decisione, come diceva Stefano, non è stata facile ma è stata intrapresa. Anche al mister l'abbiamo anche ringraziato per l'ottimo lavoro che ha fatto per creare questa squadra. Certo. Quindi siete rimasti, mi pare, Mario e Stefano, comunque in buoni rapporti, no? con Garavaglia. Ovviamente la separazione è abbastanza traumatica, Stefano. Quando esoneri un mister, non è che lo fai così tanto per farlo, no, perché certo, hai i costi, certo. Insomma. Ecco, è sì, infatti. E comunque sia un esonero, quindi ha dei costi fino a tutta la stagione e uno ci pensa una, due o tre volte e anche qualche giornata, insomma. Io quando ho capito il problema mi sono scusato con le ragazze per non esserci arrivato prima, per aver sottovalutato determinate situazioni e basta, l'ho preso. Quando poi ho fatto la scelta sono rimasto sereno.
E ovviamente l'obiettivo rimane invariato, assolutamente invariato, quello che tu hai detto, quello che voi avete detto, tu, Mario, ovviamente la assolutamente. Società. Assolutamente, Serie B subito da quest'anno. Okay. Certo, e l'obiettivo è quello. Okay. E vincere anche la Coppa Italia. Esatto, sì, certo. Certo, quindi rimangono certamente immutati, ragazzi, gli obiettivi che voi avete stabilito all'inizio della stagione. Questo mi sembra importante poi chiarire. Anche perché abbiamo preso un allenatore. Ecco, adesso passiamo appunto anche al futuro. Abbiamo parlato di Garavaglia, abbiamo parlato della decisione, la vostra scelta, ovviamente. Ufficializziamo anche quelli che sono, l'abbiamo già anche messo anche su Pablo allenatore e Daniel vice allenatore. Ok, ieri il primo allenamento, giusto? Ieri il primo allenamento, che sono Pablo era allenatore dell'Inter, insomma. Certo, è certo. Stato anche, mi hanno dato una mano nella scelta, le impressioni dello stesso della Fuentes, di Cordoba e di Zanetti, che me l'hanno molto sponsorizzato. Anche Cambiasso, quindi insomma sostanzialmente l'Inter importante, quella anche del triplete, che ti ha dato un supporto, giusto Stefano? Certo, io sono convinto della scelta che ho fatto e proseguo dritto sulla mia decisione. Cosa hai detto al nuovo allenatore? Che cosa hai chiesto al nuovo allenatore? Hai già detto? Che voglio vincere, ma voglio vedere i ragazzi che siano felici. Ok, perfetto. Ambiziosi e spumeggianti come siamo partiti all'inizio. Ecco, c'è stato questo un po' intoppo che sembrava quasi fantascienza. Molti tifosi mi hanno scritto anche l'altro giorno dicendo: ma scusate, ma che cosa avete detto? Ma perché hanno fatto il cambio di allenatore? Perché poi nel comune c'è stata questa cosa, insomma, che era difficile magari materializzare, no? Il fatto che una squadra è prima in classifica, è a punteggio pieno, fa gol. Siamo veramente forti. Sì, certo, infatti. Noi siamo veramente forti. E quindi difficile, Stefano, materializzare il fatto che uno venga licenziato in una situazione così. Però, certo, avete spiegato. Dovete capire, magari tanta gente che tanti tifosi non sanno, ma le ragazze hanno stipendi molto più bassi rispetto a quelli che percepiscono. Non c'è dubbio, purtroppo. Ragazze che o studiano o lavorano, che si fanno anche 4 volte alla settimana 150 km per venire all'allenamento e non ritardano mai un allenamento e danno sempre il 100% ad ogni allenamento. Quindi ci vuole rispetto per chi ha questa passione e onora questa maglia. I disguidi tra le ragazze e l'allenatore erano sui metodi di allenamento, Stefano, in modo particolare, o scelte tecniche, se mi permetto? Ma non si è creata quell'empatia tra le giocatrici e il mister. Dopo ogni mister allena in un modo, giusto? Uno in un altro, è proprio una questione di empatia che non si è creata. Ah, ok, perfetto. Quindi abbiamo sentito anche questa cosa, perché volevo proprio precisare. Intanto io ringrazio sia Mario che Stefano di essere qui quest'oggi. Mi sembra importante comunque che ci state mettendo la faccia, dando le spiegazioni del caso, e direi che qui vi stanno guardando tutti, ovviamente, senza possibilità che il vostro pensiero venga in qualche modo riportato in maniera errata. Mi fa molto piacere. Ragazzi, che dire adesso? Allora, abbiamo già parlato, ho detto, dei nuovi allenatori, sono argentini, tutte e due, no? Pablo, tra l'altro, è qui vicino a noi di studio, quindi spesso andiamo a trovarlo. Ma adesso arriva però è arrivata tra l'altro tutto sto grande trambusto in una settimana, caro Presidente, dove c'è un finale importantissimo, perché domenica pomeriggio alle 18:30, se non sbaglio, vero? È stato spostato, si gioca a Meda nel campo dove gioca Renate contro Real Meda, che è, per tutti quelli che non lo sapessero, Real Meda Como è come se fosse un derby Lecco-Como, bravo, esatto, Como-Lecco o Como-Varese, esatto. C'è una grossa rivalità, diciamocelo in tutta franchezza, il Real Meda è una società che da tanti anni partecipa ai campionati di calcio femminile, quindi una società consolidata, e quindi oltre più è anche prima in classifica a punteggio pieno come noi, e faremo di tutto per dover vincere, Mario, quindi dici sì perché ovviamente. Il gruppo è forte, sicuramente noi andiamo per vincere, non possiamo... Ci sarà ovviamente anche una scossa questa settimana, immagino che quando c'è un cambio dell'allenatore poi c'è sempre un po' di la serenità e la forza del gruppo, e quelli che si confidano che possiamo andare a Meda e giocarci l'avviso aperto senza nessuna problematica.
domenica. Sei fiducioso tu? Io abbastanza, poi una partita di calcio bisogna giocarla tutta, ma le nostre ragazze sono forti, ci vedranno tutto per portare a casa il tutto. Tu sei fiducioso, Presidente, su domenica, sulla partita contro il Meda? Io sì. Mi guardi così, uno sguardo minaccioso. Io sono fiducioso, certo, sì. Sentite, due pazzi che adoro, Forza Como sempre, Elena Cecchetto, riferita a voi, due pazzi, un pochino pazzi, sì, ti vedi un po', un presidente un po' così passionale, io Stefano. Sai che sono matto dei tempi. Sì, lo so, ti conosco, io ti conosco da tanti anni, però questa... Devo dirtela tutta, Stefano, non me l'aspettavo, sinceramente, perché... Bisogna avere le palle anche di cambiare la tua sempre in classifica, diciamo che... facile quando si cambia, quando siamo ultimi. No, per l'amor di Dio, allora, noi siamo una società dove c'è uno staff che sa che ha un cavallo pazzo, quindi siamo tutti... Il cavallo pazzo è il Presidente. È il Presidente, siamo tutti contenti di lavorare per il Presidente... e fare in modo che possa fare il suo lavoro da cavallo pazzo, non si sa mai cosa succede, ma qualsiasi cosa che fa, che sembra che sia negativa, diventa sempre positiva, va sempre bene, va sempre. E noi siamo contenti, quando il Presidente è tranquillo e può fare il cavallo pazzo tranquillo, noi siamo contenti. Auguri da parte di Massimo Casnati, anche ciao Massimo, auguri, Forza Como, dice... ti è passato per la mente 30 secondi, 30, dico Presidente... ha detto porca miseria, magari nel venir qui, cioè, se domenica poi non va bene cosa dici? No, non ti è passato per la mente, no, tu sei resti, ma no, dico so no. Che se dovesse, cioè, sì, mi è passato, ah, ti è passato, certo, per la mente, ok, sei domenica con me, se poi dopo, esatto, va male mi fanno un culo, esatto. Paola dice rapporti con il Como maschile, punto di domanda, grazie, non lo so come rapporti con il Como maschile, devo dire la verità, Gandler e gli altri non li sento da un po' di quando abbiamo concluso la collaborazione, non li ho più sentiti, però seguo sempre il Como, mi piacerebbe andare a vederlo, non riesco a andare perché quando gioca il Como maschile gioca femminile, però lo controllo sempre, spero che faccia bene e sicuramente prima o poi riusciremo a ricollaborare assieme. Abbondio Doveni dice grande gruppo, vincerà tutto, grande press e vice, quindi vi fa un grosso complimento, un elogio ovviamente. Sentite, siamo arrivati quasi alla fine, ancora un grazie perché non era né facile né scontato avervi qui, siete stati gentilissimi e vi ringrazio, io direi a nome appunto nostro ovviamente, ma anche un po' dei tifosi. E allora, proprio così, io direi Mario, magari inizia tu e poi chiudiamo con il Presidente. Che cosa adesso, dopo che abbiamo parlato di questa scelta della settimana, come hai detto tu, scoppiettante me l'hai definita? Tambureggiante Mario, scusa, tambureggiante. Va bene, e che cosa ti senti dire ai tifosi a questo punto? Un messaggio diretto a loro e poi ovviamente sentiamo anche Stefano. Ai tifosi di crederci, perché se ci siamo presi l'onere di fare una scelta così importante all'inizio con dei risultati positivi e perché crediamo che dobbiamo andare lontano, quindi di essere sempre fiduciosi e seguirci sempre di più e che aumentino, perché comunque è un gruppo di ragazze che merita che aumentino di più. Anche domenica, soprattutto domenica, vero Mario? Cioè, va detto che l'appello è questo, che domenica c'è bisogno ovviamente di un supporto. Domenica, dopo quello che è successo, i tifosi ci devono supportare per forza, in modo tale da portare a casa i famosi tre punti che noi vogliamo andare a prendere. 18 ci saranno da sudare. Ci sarà un sacco di gente. Ecco. Dimmi Stefano, dove sì, dicevi. Sì, ci aspettiamo un sacco di gente a Meda per questo derby che vivremo col patema d'animo. Io mi sento di dire ai tifosi. Cosa ti senti di dire? In due mesi che... questa società operativa ne sono già successi di colore. senza dubbio qualsiasi presidente che ritira una società di calcio a fare e a ricevere tutto quanto abbiamo ricevuto noi in questi due mesi, quasi 90 sponsor, 3 furgoni acquistati, il pullman vestito, un settore giovanile rifondato con quasi 100 ragazze. Non dimentichiamo anche le dirette radio, Facebook, diciamo Como, perché ai Canelli per esempio mi guardavano come se fossi un marziano, però in effetti anche questo, perché per loro è una cosa, un calcio femminile. Il crescente pubblico che ogni domenica viene a vedere il calcio femminile, insomma io sono molto soddisfatto e credo che da qua a maggio ne vedremo ancora di belle sorprese.
Perfetto, io direi che possiamo chiudere qui, allora con le parole del presidente di Stefano Verga, ovviamente anche del suo vice che oggi lo ha accompagnato qua, adesso lo devi tenere a briglie. No, lo lasci libero. Lui deve essere libero, nessuno deve disturbare e noi sappiamo che comunque vada male fa qualcosa di positivo. Senti una cosa, ma così per curiosità, per davvero prima di chiudere che siamo in ritardo, ma tu gli hai detto questa settimana qualcosa, gli hai dovuto, ma scusa Stefano, posso dirti, oppure ha fatto tutto di testa sua? È un mese e mezzo che gli rompo le scatole. No, ma questa settimana specifica, Mario, cosa gli hai detto? Io ho parlato, gli ho detto le mie impressioni e gli ho detto a te la scelta, fai una scelta ponderata per tutto quello che è successo. Quindi mi ha lasciato in pace 3 giorni praticamente, mi ha detto fai quello che vuoi e poi mi ha detto mi ha lasciato in pace. È una scelta di cuore, confermi? Una scelta di cuore, Stefano? Sì, di cuore, perché io comunque sia a Deglio, al mister Gravaglia, sono umanamente è una persona che stimo tanto e non posso dire nulla perché si è comportato correttamente nei miei confronti e anche della società. Così pure come Diego e così pure come, che Lorenzo, come Lorenzo Stocco. Esatto. È una scelta fatta col cuore per fare in modo che le mie ragazze esprimano il meglio di loro stesse. Portaci in A, presidente, è l'auspicio, certo, augurio con il quale chiudiamo la diretta di questo pomeriggio da parte di Massimo che arriva. È un auspicio, ovviamente, la speranza che anche Stefano ha detto quando ha rilevato la Como 2000, dicendo io voglio andare in Serie A. Cioè, è inutile fare tanti giri di parole, Stefano. Voi vincere, volete vincere, no? Volete vincere? Sì. Alla grandissima. In bocca al lupo e grazie per essere stati qui oggi a Ciao Como. Ciao davvero. A tutti, buonasera. Grazie.